c'era questo premio fatto a Genova, nella mia città, ho voluto così accompagnare lui, perché lui comincia a essere una grande personalità nel mondo poi della politica, una persona così non c'è. Quindi tenetelo da conto, un ragazzo sano, perfetto, sano, soprattutto sano di principi. E poi a tutti abbiamo un animale, quindi io so benissimo che il primo che viene salutato nelle famiglie, in casa, nella mia casa, in casa mia, nella mia famiglia, è il cane. Io arrivo dopo 2 mesi di tour, non mi cago quasi nessuno, cioè non ho nessun cane, ho capito che lui è il principe della casa, quindi c'è un po' di antagonismo tra me e il mio cane. Quindi grazie di premiare questa persona, sono venuto a dirvelo, vi ringrazio e grazie che questo premio venga alla mia città. Se vedremo, è quello che sono dicendo, se fanno così fanno il loro interesse. Ciao a tutti, grazie, grazie. Grazie. Siamo rimasti tutti senza parole. Ma quindi questo è un ragazzo, perché nonostante sia un onorevole si comporta proprio come un ragazzo comune, vero? Sì, io ringrazio tutti per il premio. Sono molto felice di aver ricevuto questo premio e lo dedico a una persona che è scomparsa da poco tempo, che è Gianroberto Casaleggio. Lui era un animalista vegetariano e a livello nazionale ha sempre portato avanti le battaglie in difesa degli animali. E per me rappresentare le istanze del movimento antispecista in Parlamento è un atto dovuto a cui non potrei mai fare a meno. Durante le mie attività, utilizzando il mio ruolo istituzionale dei cittadini, a disposizione dei cittadini quanto degli altri animali, ho potuto verificare con i miei occhi le situazioni di degrado, abbandono, collusione e inefficienza che causano il maltrattamento e la morte di tanti animali, dai canili lager, agli allevamenti, dai circhi, agli zoo. Il nostro paese vive costantemente in una situazione di illegalità e di assenza di controllo da parte degli organi preposti. Non mi interessa solo il benessere degli animali, ma mi interessano i loro diritti. Il diritto di tutti gli animali, senza confini di specie, ad essere liberi dalla violenza, dalla paura, dal dolore e dalla sofferenza. Dobbiamo garantire che non solo siano tutelati gli animali domestici con i quali condividiamo le nostre vite, le nostre case, ma dobbiamo essere capaci di preservare gli habitat, tutti gli ambienti in cui dovrebbero vivere liberi gli animali selvatici. E questo in Italia non avviene quasi mai. Dobbiamo essere noi quel cambiamento, tutti noi, e io voglio esserlo dentro il Parlamento, dove la voce degli animali senza confini di specie può e deve essere rappresentata, proprio perché invece all'interno del Parlamento le lobby e gli interessi economici prevaricano sui diritti degli animali riconosciuti e sanciti dalle nostre leggi. Abbiamo buone leggi, non vengono applicate, ma possiamo migliorarle e farne di nuove, ma questo Paese ha bisogno che tutta la nostra rabbia, il nostro dolore che proviamo per la quotidiana violenza esercitata sugli animali, diventino invece forza e coraggio per lottare per i loro bisogni, per liberarli tutti dalla sofferenza e per riconoscere loro pari diritti a quelli degli umani, per essere la loro voce. Questo è il mio sogno e questo è quello che continuerò a lavorare. Grazie ancora per questo premio e grazie a tutti voi per essere qua. Grazie a te. Complimenti. E sì, puoi andare. Però la prossima volta ti richiamiamo. Sono ancora emozionata.